Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a questo nuovo webinar della Icon Learning Factory. Io sono Giorgia Perra e sono la coordinatrice della realtà formazione di Icon. E prima di passare la parola ai relatori di questa giornata, vi do giusto un paio di indicazioni su come fruire al meglio di questo webinar. Avete due funzioni, che è la funzione di chat che potete utilizzare appunto per dialogare con i relatori e con gli altri partecipanti, e quindi se volete anche presentarvi per vedere un po' insomma, chi siamo a partecipare a questo webinar e insomma un po' il panel dei partecipanti, oppure per questioni tecniche, se non si dovesse sentire o ci dovessero essere problemi, potete usare la chat. Invece, per le domande c'è una funzione che è question and answer, o domande e risposte, se avete la versione di Zoom in italiano, che potete utilizzare. Ok, interrotto la condivisione dello schermo, do il benvenuto a tutti e lascio la parola appunto a Paolo Venturi, che è il direttore di Icon, che condurrà l'incontro di oggi. Grazie Giorgia. Un saluto a tutti. Approfitto di questo, così, di questa introduzione, di questa apertura, anche per dare l'opportunità un po' a quelli che si sono iscritti lentamente di entrare, e così di fare una breve introduzione per spiegare un po' il senso di quest'oretta o poco più che passeremo insieme. Vuole essere un momento asciutto, ma in qualche modo così utile per conversare fra anche amici, perché siamo persone, tutti questi relatori di oggi, persone che in qualche modo si conoscono, collaborano, cooperano, ognuno di noi nel suo ambito. E questo ritrovo, questa rimpatriata, fra virgolette, ha un po' un senso, che è quello di provare a raccontare delle storie. Raccontare delle storie, parlavo prima di iniziare con loro, dicevo che la genesi di questa cosa è stata abbastanza tutt'altro che nobile. Una sera, appunto, guardando con le mie figlie per l'ennesima volta il film di Frankenstein Junior, diciamo, riguardando Gene Wilder, che diceva si può fare quella manifestazione così di stupore rispetto a qualcosa di cui uno desiderava tanto, che si potesse fare, mi ha convinto tantissimo, tant'è che il giorno dopo sono andato in ufficio e a Giorgia ho detto: Giorgia, facciamo qualcosa che dimostri che si può fare, no? Non tanto per riprodurre, anche ma magari l'aspettativa è riprodurre lo stesso stupore, magari negli occhi di qualcuno, ma perché io penso che sia molto utile in qualche modo misurarsi con qualcosa che accade. Non vuole essere, dichiaro subito la cosa, una serie di best practice. Odio anche abbastanza le best practice, anzi, quando faccio lezione normalmente le distingo le best practice dalle buone pratiche, no? E distingo le buone pratiche appunto dalle best practice, dicendo che le buone pratiche si misurano in termini di felicità pubblica rispetto ai termini di utilità, e soprattutto che le pratiche buone sono quelle che generano, usando la citazione di Havel, speranza e non ottimismo. E la speranza, come sapete, si fonda sul fatto che una cosa abbia un senso, non soltanto che vada a finire bene, cosa ovviamente auspicabile che tutti desideriamo. E quindi da questo punto di vista sono buone pratiche. Sono buone pratiche che appunto hanno, diciamo, l'obiettivo di stimolare una conversazione, quindi una narrazione. Per stimolare tre cose che oggi secondo me sono fondamentali. La prima è che le virtù sono più forti e contagiose dei vizi a patto che vengano raccontate. Noi di questa cosa qui, noi spesso ce ne dimentichiamo. Cioè, questo è un atto di deliberata benedicenza, cioè dire le cose che fanno bene. Okay? Spesso noi ce ne dimentichiamo, pensiamo che sia importante solo la beneficenza, cosa particolare che ha a che fare il bene, che è importante. Però le virtù sono più contagiose dei vizi se in qualche modo vengono raccontate, quindi noi le raccontiamo. L'altra cosa è che, usando una citazione di un economista,
che ultimamente sto leggendo, che Hirschman dice sempre che le idee che non incoraggiano non sono buone. Quindi voglio dire, un'idea innovativa è buona quando incoraggia. Quindi l'idea è che queste cose hanno la funzione di incoraggiare. Cioè, l'innovazione ha una funzione innanzitutto, non tanto solo di cambiare, ma incoraggiare, spingere le persone a fare questa cosa. L'altra cosa è che incontrare qualcuno che sta facendo qualcosa, che la sta facendo, è la modalità migliore per farla riaccadere. Adesso, scusate se vado troppo sul diretto, ma questa è la mia esperienza anche da ricercatore. E quindi, tenendo conto di questo, mi sono dilungato un po', abbiamo pensato appunto di fare questo momento che mette insieme delle esperienze, un commentatore di eccezione, fra virgolette, su queste esperienze, su un tema che è quello delle piattaforme, un tema molto dibattuto, molto dove spesso ci si sconta rispetto al fatto, no, non si può fare, fermiamoci, non si può fare. Invece questa volta invece vuole essere un racconto che appunto invece dice il contrario, ma non perché lo argomenta, ma perché lo fa vedere direttamente dai protagonisti che lo stanno portando avanti. Per questo motivo appunto abbiamo invitato Erika Daldegan di Cooperative Verona, che ci racconterà appunto l'esperienza di Food for Me, Michele D'Alena della Fondazione Innovazione Urbana, che ci racconterà l'esperienza di consegne etiche, e Giulia Corsini della cooperativa sociale Linfa, che ci racconterà appunto tutta l'esperienza di Linfa in movimento e quindi tutta l'esperienza di piattaforme territoriali. A commento di queste tre esperienze, a cui abbiamo dato circa 10 minuti, Guido Smorto, un amico dell'Università di Palermo, ciao Guido, che appunto ha mano libera per commentare queste cose, quindi prenditi la licenza anche di fare diciamo, degli interventi radicali e portare un po' il tuo pensiero su questa cosa, proprio per stimolare appunto una conversazione che ci interessa capire se questa cosa qua è replicabile oppure stiamo facendo finta, se questa è un'utopia o una distopia e se questa cosa può riaccadere. Però adesso io mi taccio e passo la parola ad Erika. Erika. Grazie Paolo e buongiorno a tutti. Sì, oggi racconto in realtà un'esperienza nata a Verona e che si sviluppa nel tema del coraggio, Paolo, quindi tocchi giustamente un punto essenziale, perché 8 giovani rider veronesi, io dico, hanno avuto il coraggio di mettersi insieme per cercare di trovare un modo per superare la loro situazione di precariato che stavano vivendo nel fare consegne con le piattaforme della grossa distribuzione, insomma, e della big economy. E in realtà il loro obiettivo era quello, da una parte, di mettere in ordine tutto quello che riguardava gli elementi salariali, quindi paga oraria, piuttosto che malattia, piuttosto che diritti sindacali, ma dall'altra parte invece anche di trovare un modo etico di fare il domicilio rispetto a ciò che consegnavano. Quindi non si parla solo di food, ma si parla un po' di tutto ciò che può essere consegnabile attraverso un motorino o una bicicletta. Il tutto nasce più o meno un anno e mezzo fa da una riflessione che questi ragazzi hanno fatto insieme a CISL e a Conf Cooperative Verona. E di conseguenza poi abbiamo comunque cominciato a fare questo investimento. Conf Cooperative ha messo a disposizione tutti gli uffici, sia per creare la parte statutaria, quindi la parte burocratica e il notaio. CISL ha messo la disponibilità appunto di tutta la parte contrattualistica, e hanno appunto dato vita alla cooperativa che si chiama The Foodie. Invece Food for Me è proprio la piattaforma tecnica che loro hanno poi cercato di costruire a misura, somiglianza loro. E quindi questa idea imprenditoriale che hanno cominciato a concretizzare l'hanno posizionata in un mercato che sappiamo essere dominante di multinazionali, dove peraltro loro lavoravano già, perché sono studenti dai 23 ai 35 anni che facevano già consegne per queste piattaforme gigantesche che conosciamo. E quindi hanno fatto questo, cioè si sono messi insieme e si stanno ancora mettendo insieme, poi vi spiegherò perché.
e hanno cercato di costruire attraverso appunto il sistema Conf Cooperative e quindi attraverso le società di sistema. Abbiamo chiesto aiuto a Node, che è la società informatica di Conf Cooperative, per creare la piattaforma a misura e somiglianza loro. La differenza tra la piattaforma di che loro vogliono costruire, che hanno costruito rispetto a una piattaforma normale, è proprio nel gestire gli ordini. Gli ordini vengono gestiti in modo tale da mettere al centro l'uomo e quindi la persona che consegna, piuttosto che dall'altra parte il numero di ordini consegnati in un'ora, no? Quindi i ragazzi danno la disponibilità di un tempo che possono mettere a disposizione nell'arco della settimana rispetto ai propri impegni di studio o di altri lavori, e in base a quella disponibilità vengono gestiti gli ordini dalla piattaforma. Quindi non si sceglie in base a chi corre di più e chi consegna di più, ma chi è disponibile in quel momento. I ragazzi sono 8, decidono loro come distribuire i propri ordini, e quindi è un cooperare, no? Quindi la merce che consegnano è proprio il know-how dell'essere imprenditori di se stessi e di ciò che fanno. E quindi ecco, questo è il primo punto. Dopodiché si sono dati, chiaramente si sono regolamentati col contratto nazionale della logistica, quindi è servito appunto il supporto della parte sindacale piuttosto che di quella di Conf Cooperative, però l'obiettivo era appunto crearsi, uso il passato perché penso al passato, ma lo è tuttora, è quello di crearsi un mercato proprio parallelo appunto alla grossa distribuzione. Il ruolo di Conf Cooperative non è stato altro che, oltre a mettere appunto a disposizione le società di sistema che sono state anche finanziate da Fondo Sviluppo, le piattaforme, ma in questo momento Conf Verona, nella persona anche del direttore Davide Bulighin, che è giovane, è quella anche di affiancare attraverso un percorso formativo mirato di questi 8 ragazzi, perché sono 8 ragazzi che stanno insieme imprenditorialmente per la prima volta, e quindi gli viene data da parte di Conf tutta una serie di competenze tecniche, ma gli si insegna anche a stare insieme, a fare lavoro di squadra, a cercare di costruire un business plan, banalmente, piuttosto che a dirsi le cose in faccia, ecco, in maniera molto chiara, trasparente, senza aver paura di creare tensioni all'interno del gruppo. E dall'altra parte abbiamo cercato una sede che potesse essere a costo zero per loro, proprio perché l'avvio di questa cooperativa è stato importante da un punto di vista economico, e quindi anche lì la solidarietà delle altre cooperative associate a Verona è stata determinante. Una cooperativa sociale che ha la sede in una piazza ambita che tutti voi conoscete, in piazza San Zeno, la cooperativa Il Calmiere, ha dato la disponibilità ai ragazzi di incontrarsi quando vogliono in questa sala per parlare, per sviluppare idee, per fare il loro pensatoio, ecco, diciamolo così. Come sempre ci piace anche mettere in evidenza i limiti e le difficoltà. E per noi i limiti e le difficoltà sono soprattutto una questione di marketing in questo momento, perché i soldi che noi possiamo spendere nel marketing rispetto alle grandi piattaforme sono sicuramente limitati, no? E nel fare marketing noi abbiamo bisogno di far capire al consumatore che scegliere Food for Me piuttosto che un'altra piattaforma vuol dire scegliere una piattaforma etica, che si basa su valori diversi, e questo secondo me è un percorso in salita ed è la sfida più difficile, perché il consumatore medio cerca di scegliere la piattaforma che gli permette di spendere meno nella consegna. In realtà noi dobbiamo spiegare loro che invece Food for Me va a tutelare non solo l'aspetto lavorativo dei ragazzi, ma anche proprio il sistema in sé, vuole essere un esempio da seguire, come dicevi giustamente tu, Paolo. Altri limiti sicuramente, che poi è sbagliato dire limiti, però sono aree da sviluppare, ecco, aree da implementare, sicuramente è il fatto di accrescere in questi ragazzi le competenze tecniche e la voglia di stare insieme e di crederci, perché essendo giovani magari qualche difficoltà loro la vedono come un muro che non può essere sorpassato, invece aiutandoli a vedere al di là del muro riusciamo a fargli vedere un orizzonte diverso. Gli abbiamo fatto un percorso formativo con i più grossi cooperatori, grossi intendo proprio in termini non solo di bilancio economico ma anche di esperienza. Abbiamo messo insieme una serie di cooperatori veronesi storici e gli abbiamo fatto fare formazione a loro,
ragazzi per far sì che credessero nel loro modello per portarlo poi avanti, e partendo dalle origini che ognuno di loro ha avuto nella propria cooperativa, che magari 30 anni fa era, fatturava 1 milione, adesso magari sono cooperative agricole o sociali che fatturano molto di più perché ci hanno creduto. E quindi insomma, ecco, tutto è un percorso in salita che dobbiamo aiutare i ragazzi a, a percorrere, ma soprattutto a capire che questo percorso si può fare senza aver timore di sbagliare, anzi sbagliando, io credo che gli errori che abbiamo visto in questi mesi ci sono stati utili, ci sono stati, sono stati determinanti per correggere il tiro e per cercare di capire quale fosse un po' l'area da andare a, ad aggrapparsi un po' di più, ecco, questo intendo. E, diciamo che il lavoro più importante da fare è proprio nella relazione anche tra di loro, e quindi nel cercare di farli lavorare in squadra e cercare appunto di credere in se stessi e in questa impresa che hanno, questa idea di impresa che hanno voluto impiantare. Io a loro ogni volta che li vedo gli dico: siete sempre stati coraggiosi, credeteci, quindi andate avanti, insomma si può fare sicuramente. Grazie. Grazie Erika, appunto la storia di una, di una, di un'impresa, di una startup che opera, che ha un contratto della logistica, un contratto che appunto è anche frutto di una così concertazione insieme ai sindacati, è un'impresa che nasce intorno a una piattaforma, abbiamo sentito, customizzata ad hoc, partita da poco, giusto Erika? Quindi non stiamo parlando di supporti altri, quindi anche questo è un elemento fondamentale. L'altra cosa, dove la forma di organizzazione del lavoro è quella di una cooperativa, cioè parla di produzione e lavoro, immagino. Sì. Quindi sono tre livelli, stratificazione, che in qualche modo raccontano un modo diverso di gestire una, diciamo, un'economia, il tema delle consegne, qualcosa che adesso mi verrebbe da intervenire molto su questo tema, perché quando tu parlavi del marketing, ma il vero marketing ce l'avete già in casa, cioè, che spese di marketing? Tutti i soci della cooperazione sono già il marketing, cioè noi su questa cosa qui bisogna che diamo noi prova che appunto ci crediamo, e non solo farli fare la salita loro, bisogna che li mettiamo in discesa mettendogli già il mercato a disposizione, perché altrimenti se non lo facciamo noi, se non lo fa la cooperazione questa cosa qui, chi può farlo? Diventa difficile. Quindi bocca al lupo, poi ci torniamo sopra. Miki. Grazie. Microfono. Eccomi. Vai. Buongiorno a tutte e a tutti. Sono d'accordissimo col passaggio del marketing, e poi ve lo dico perché. Allora, sono d'accordo con Erika, non con Paolo, e poi ti dico il perché. E, allora, io vi racconterò di Consegne Etiche, che è un progetto che esiste, eccolo qua in via Indipendenza. E, io lavoro alla Fondazione Innovazione Urbana, che è una fondazione fondata da Comune di Bologna e Università di Bologna ormai 3 anni fa, e coordino l'Ufficio Immaginazione Civica, che è un team di giovani architetti, urbanisti, sociologi, che solitamente si occupa dei processi di coinvolgimento con i cittadini, imprese, centri di ricerca, e con Consegne Etiche anche dei fattorini, cooperative, commercianti. Tutto comincia a Bologna, che è una città particolare anche per questo, dico particolare nel senso che movimento cooperativo, attivismo, comitati, cittadini, innovazione, università, è una città dove accadono cose prima che altrove, mettiamola così. Anche su questo a Bologna nasce Bologna Rider Union, il primo sindacato informale dei rider. Con una grande nevicata si fermano e dicono basta, e la lotta dei lavoratori, l'antica storia continua. E da questa lotta nasce un interlocutore con l'amministrazione, da cui nasce la Carta dei diritti fondamentali per il lavoro digitale nel contesto urbano.
È una carta che va a identificare alcuni primi diritti ed è stata firmata da un paio di piattaforme, non a caso quelle italiane che sono nate in Emilia-Romagna, cosa non da insomma, come posso dire, sottovalutare. Le grandi piattaforme americane non hanno mai accettato il tavolo, così come allo stesso modo non hanno mai accettato il tavolo del Ministero del Lavoro, quindi proprio il rapporto, che cosa c'entra il contesto urbano con le piattaforme, secondo me è uno proprio un concetto di sovranità. E quindi da tutto questo pre poi accade il lockdown e quindi l'economia delle consegne non è più legata al cibo ma diventa a 360 gradi, per cui grande mandato politico da parte dell'amministrazione, grande nel senso robusto, lanciamo un'assemblea pubblica dove Paolo ha aperto col professor Mezzadra, e quindi un inquadramento accademico. A questa assemblea partecipano piccole cooperative, il mondo cooperativo, il mondo della ricerca con Almavico, alcuni commercianti, alcuni mercati rionali. E qui comincia la fondazione comincia a fare il proprio lavoro, il lavoro di approfondimento, di co-design, di interviste, e quindi siamo andati un po' a capire proprio l'avvio di un cantiere e siamo andati a identificare un manifesto e a prototipare il servizio che da ottobre ha preso il via. Manifesto. Siamo partiti intervistando appunto gli attori che si erano messi attorno al tavolo, tutto questo via web ovviamente, e che cosa significa alternativo? Perché vogliamo essere alternativi? Vogliamo essere alternativi per i diritti e tutele del lavoratore, come diceva Erika, compenso equo, diritto alla salute, smontare i meccanismi reputazionali e competitivi, anche questo aspetto che ha raccontato Erika, rapporto col territorio, quindi diciamo che ci sono vari motivi per cui consegne etiche è alternativo al modello capitalistico dominante. E se andate sul sito consegneetiche.it trovate questi tre principi alternativi che sono diventati proprio il simbolo, il modo del lavoro di consegne etiche. Uno, piattaforma non prende soldi dai commercianti. Due, i fattorini usano mezzi di locomozione sostenibili, biciclette, cargo bike, adesso si stanno adeguando con motorini elettrici. Tre, i fattorini prendono 9 euro netti. Questi 9 euro netti di fatto da dove vengono? Vengono dai servizi che stiamo facendo. Qui trovate un po' come siamo strutturati. Da una parte Almavico, quindi ricerca cooperativa, fondazione e comune che fanno gli attivatori, gli spingitori, i facilitatori. Il servizio da ottobre esiste, quindi si è chiusa la fase di cantiere ed è nato Consegne Etiche, che è gestito da due cooperative, due giovani cooperative, Dinamo e Idee in Movimento, che esistevano già prima e che in qualche modo erano già attive nelle consegne. Dinamo gestisce uno dei più grandi community hub sulla mobilità sostenibile in Italia, davanti alla stazione di Bologna, e si è riconvertita durante il lockdown, proprio anche salvando alcuni posti di lavoro nelle consegne a domicilio. E Idee in Movimento invece, che nasce da un percorso, se volete, più politico, con le staffette alimentari partigiane, quindi con la consegna di cibo a domicilio per le fasce più in difficoltà, sempre durante il lockdown. Sulla destra trovate chi ha aderito. Chi ha aderito? Chi è che, se si va sul sito web, si va sulla mappa, si sceglie la categoria merceologica e ad oggi è possibile avere la spesa da due mercati, la spesa oppure da alcuni supermercati Alleanza 3.0 e Natura Sì, avere i libri a casa dalle biblioteche dell'istituzione del comune,
quindi 8-9 biblioteche su tutto il comune, ristoranti, pizzerie e negozi. Come vi dicevo prima, massima trasparenza, questi sono i costi. Per dare 9 euro netti ai fattorini, la tariffa oraria è di 25 euro lordi. E questi sono i nostri modelli. È chiaro che se Paolo vuole una consegna, gliela facciamo pagare 7,90 euro. Ma se Paolo ha un supermercato, potrebbe benissimo dire: guardate che sopra i 100 euro glielo pago io come supermercato. E poi tanto il rapporto è tra cooperativa e supermercato, ok? Vado proprio alla ciccia, cioè ecco, questa cosa qua sta su, questa cosa qua esiste. Qui sono i numeri, siamo partiti a ottobre, a novembre, ovviamente c'era una fase anche di zona arancione, quindi le biblioteche erano chiuse, quindi... perché questi numeri hanno ovviamente cambiano rispetto a quello che stiamo vivendo, per cui le consegne a domicilio dei libri hanno funzionato tantissimo, le spese anche, e quelle dei commercianti invece meno, perché comunque la gente va a fare la spesa sotto casa, preferisce andare a casa, andare di persona. E i commercianti comunque scontano il fatto che non hanno un marketplace, non hanno dei siti web dedicati, per cui c'è comunque un punto culturale su cui dovremmo dibattere tutti. Cioè Amazon e tutte le compagnie, la compagnia cantante funziona anche perché un'economia di scala lì fortifica. Per cui noi per poter competere dovremmo investire in una piattaforma. Vado un po' più veloce, qui è il funzionamento proprio della piattaforma, quindi c'è il sito web, ma trovate tutto abbastanza descritto. I mezzi scelti, come vedete, sono questi, altamente brandizzati. Abbiamo scelto, pensato che deve essere molto visibile, perché è la nostra campagna di comunicazione, i fattorini che ti portano il libro a casa e che o tu che vai a fare la spesa e trovi il volantino nel negozio che ha aderito a consegne etiche. Come vedete, insomma, questo è uno delle attività della fondazione che continua a supportare il progetto nella costruzione, vedete qua, continua con la comunicazione, questo è uno dei fattorini. Il ruolo della fondazione è quello, appunto, all'inizio di aver coordinato il percorso di ascolto, di aver prototipato il servizio con le cooperative. E per l'anno prossimo prevediamo comunque di continuare a fare dei passi indietro per lasciare che le cooperative diventino un unico soggetto con una governance cooperativa in cui ci immaginiamo, è una visione condivisa, che ci sia anche una rappresentanza dei lavoratori, quindi dei fattorini, dei sindacato, e dei commercianti e dei cittadini bolognesi. Ci immaginiamo proprio un modello di azionariato diffuso. È chiaro che i punti di attenzione sono quelli appunto che dicevo prima, della gap culturale con i commercianti, e delle difficoltà di avere un quadro chiaro per quanto riguarda le risorse a disposizione. Il modello di business attuale non permette di fare un investimento sostanzioso per costruire una piattaforma, a meno che non ci sia un supporto, insomma, che ci permetta di investire per i prossimi 3-4 anni. La cosa interessante sono gli indicatori per adesso ci dicono che il servizio sta su, è sostenibile. E chiudo ritornando alla frase, la battuta sul marketing. Perché è importante? È importante perché parlando con una grande piattaforma, di cui non faccio il nome perché... raccontandomi questa cosa mi diceva: non sappiamo mai se dirla pubblicamente, diceva: noi ogni volta che aumentiamo le protezioni verso i lavoratori perdiamo lavoratori, parlando dei rider, perché i rider preferiscono 2 euro in più al mese piuttosto che la ritenuta d'acconto, IRPEF, IMSS, tutte
le clausole. E quindi questo è quello che tocca anche a Consegnetica. Consegnetica non può essere competitivo con Deliveroo e Glovo, non vuole esserlo. Io ho litigato con un investitore perché mi diceva: ah, ma la Silicon Valley prevede un'altra cosa. E io gli ho detto: certo, hai proprio ragione, la Silicon Valley è un'altra cosa. Qui le consegne si pagano. Perché la campagna di comunicazione qual è? Che se ordiniamo una pizza e nessuno paga la consegna, significa che la sta pagando o il pizzaiolo o il fattorino. Questa è la campagna di comunicazione, che però dobbiamo anche dire che non è così tanto, come posso dire, vincente in base agli ultimi 30 anni di storia del consumo in Italia. Perché quello che abbiamo visto finora è che il consumatore, il cittadino, per risparmiare 50 centesimi non guarda in faccia nessuno. Quindi per questo dico che è giusto porsi il tema del marketing. È chiaro che la scelta di Consegne Etiche è quello di dire la verità e di dire: a Bologna vogliamo qualcosa di diverso. Bologna ha la fortuna di avere un movimento civico fuori e dentro le istituzioni di un certo tipo, ma serve anche che ci sia un sostegno economico molto forte, perché queste due cooperative e una fondazione appena nata del comune non hanno le gambe per guardare i prossimi 3-4 anni, ce l'hanno per vedere i prossimi 6 mesi. E quindi è questa la sfida che ci troviamo davanti. Grazie. Ottimo, grazie Michi. Grazie per l'intervento, soprattutto per i dettagli molto interessanti che ci raccontano della fatica di fare queste cose. Però la fatica ovviamente non è un'obiezione rispetto all'opportunità e al valore di farle. Hai riconfermato quello che dicevo in apertura, cioè il fatto che dobbiamo darci benchmark diversi, dando un giudizio su che cos'è un'impresa rispetto a un'altra. È chiaro che questi sono modelli che necessitano di, ovviamente, anche di recuperare una dimensione di economia di scala, ma non possiamo usare la scala con cui si sono affermate le piattaforme che oggi sono leader. Su questo non c'è dubbio, non c'è alcun dubbio. E l'altro tema che hai toccato molto bene è il tema del fatto che questo comunque è un modello che io sono ottimista da questo punto di vista, speranzoso, che quando si sosterrà dal basso, si sosterrà attraverso un'innovazione, un cambiamento che parte dal consumo, parte da un diverso modo di associare, di aggregare la domanda. In questo senso dicevo ad Erika, è chiaro che il tema è il problema del marketing, ma il tema è che la domanda, no, sociale è una domanda che ha una responsabilità e più di altri dovrebbe avere quell'elemento per il quale votare con il portafoglio per dire alla Becchetti costa di meno rispetto ad altre persone. Quindi da questo punto di vista, secondo me, c'è un'operazione culturale gigantesca, cioè quella di non contrapporre scala e scopo, economia di scopo, economia di scala. Quello che ci hai dimostrato è che comunque bisogna andare a recuperare una scala, perché la sostenibilità, l'efficienza è la strada stretta da cui dobbiamo passare, però il paradigma, il meccanismo, il benchmark non può essere quello, anzi, nasce proprio per fare antagonismo con quel modello lì, e quindi sarebbe veramente un paradosso usarlo come benchmark. Giulia! Eccomi! Vai, linfa. Ci spostiamo nelle valli bresciane, in due delle valli bresciane, quindi Valle Aspetta che mi vado a mettere il Q&A adesso. No, c'è bel tempo oggi, c'è in realtà. Tempo. Okay. Sì, ha già nevicato nei giorni scorsi. E siamo nelle parti più alte delle valli, quindi nelle zone più montane rispetto al centro città, rispetto a Brescia. Cos'è linfa? Linfa è tante cose, tra cui anche una piattaforma. Linfa è una cooperativa di comunità, è una cooperativa sociale di inserimento lavorativo ed è una piattaforma che ha come valore il far emergere il valore che c'è sul nostro territorio, che c'è nelle nostre valli, far emergere il valore a più livelli. Che cosa fa Linfa? Cerca di mettere in connessione i bisogni dei cittadini, bisogni di vario genere, con chi può rispondere sul nostro territorio a questi bisogni.
L'INFA ha un sito internet, ha una piattaforma propria che ha costruito in 3 anni quasi e ha un'applicazione. L'INFA nasce all'interno di un programma finanziato da Fondazione Carico, che è il programma Attivare, che molti conosceranno, e nello specifico all'interno del progetto Valli Resilienti. Noi abbiamo lavorato per far sì che all'interno di l'INFA si potessero trovare le eccellenze del nostro territorio. L'INFA cosa fa? Non fa altro che promuovere a tutti i livelli prodotti del territorio, servizi, quindi consegna a domicilio della spesa, consegna a domicilio dei farmaci, ma non solo. All'interno di l'INFA si possono trovare realtà che fanno aiuto compiti, si trova telemedicina, si trova teleassistenza, si trovano servizi di prevenzione del gioco patologico, si trovano pacchetti turistici per venire a visitare il nostro territorio, quindi si trovano tutta una serie di prodotti del territorio, ma di servizi che ci sono sul nostro territorio, e il compito di l'INFA è quello di facilitare l'accesso a questi prodotti e a questi servizi. Per noi la piattaforma è lo strumento che ci consente di facilitare questo accesso e questo acquisto dei prodotti e dei servizi. In realtà l'INFA è molto di più, nel senso che vi faccio degli esempi molto concreti. Durante il lockdown molte persone dei comuni, tra cui vi faccio degli esempi d'età, anche persone molto anziane, l'utente iscritto in piattaforma più anziano a 99 anni, hanno utilizzato il sistema messo in piedi da l'INFA per poter ordinare la spesa a domicilio. Come? Alzando il telefono, chiamando il nostro call center, che è stato attivo 24 ore su 24 fondamentalmente, e ordinando direttamente all'operatore la propria spesa. Questo perché è stato possibile? Perché nei 3 anni di progetto abbiamo costruito tutta una serie di alleanze territoriali con quelli che sono i fornitori di l'INFA, partendo da grosse catene di supermercati, ai piccoli negozi di vicinato, alle cooperative sociali del territorio, ai commercianti, ai negozianti, che hanno creato insieme a noi in realtà una piattaforma anche di territorio, utilizzando la tecnologia per facilitare le relazioni. Noi prima del lockdown avevamo una cinquantina di utenti iscritti in piattaforma. Dopo il primo lockdown, poi ovviamente noi siamo stati in zona rossa, quindi completamente chiusi, ad oggi abbiamo 850 utenti che utilizzano e che comprano i servizi offerti dall'INFA e dai produttori e dai fornitori che collaborano con noi. Sottolineo alcuni aspetti che ci hanno portato a essere questo oggi. Abbiamo fatto tutto un lavoro di coprogettazione e di disegno vero e proprio della piattaforma con i possibili fornitori e con i negozi di vicinato, che sono botteghe di montagna, che sono dei punti fisici nei quali le persone possono andare e il negoziante che prima gli forniva solo il pane in realtà oggi gli aiuta anche ad utilizzare la piattaforma e a comprare tutti i servizi e i prodotti che ci sono in piattaforma. Quindi abbiamo fatto tutto il lavoro di costruzione sul territorio che ci ha consentito di essere pronti durante il lockdown e di riuscire a fornire i servizi che abbiamo portato. L'INFA oggi è anche una piattaforma di welfare territoriale, alternativa ovviamente alle grosse piattaforme che ci sono oggi sul nostro territorio, che hanno un po' il vincolo di non essere personalizzabili, sono molto distanti dalle esigenze dei lavoratori delle aziende. Noi ad oggi abbiamo 2 aziende che ci utilizzano come piattaforma di welfare aziendale, abbiamo fatto un percorso chiedendo ai lavoratori quali erano le attività del loro comune che volevano si convenzionassero con l'INFA, quindi chiedendo nomi e cognomi. Io di solito faccio la spesa in quel negozio, me lo puoi convenzionare, puoi far sì che io possa spendere il mio buono welfare lì. E noi abbiamo fatto un lavoro di costruzione della piattaforma l'INFA Welfare,
che è personalizzabile azienda per azienda. Quindi noi non offriamo gli stessi servizi a tutte le aziende, ma dipende da ciò che i lavoratori ci chiedono. Ovviamente per noi è importantissima la relazione che abbiamo con i nostri fornitori e con i nostri in realtà partner e con i nostri soci della cooperativa. Per questo abbiamo scelto di diventare cooperativa di comunità. Per noi è fondamentale, soprattutto in un territorio come il nostro, che qua ritorno al marketing, il marketing non sia solo digitale, non sia solo online, non sia solo sui social, ma che siano tutti i nodi della rete che siamo andati a creare che fanno marketing, perché quando il nostro commerciante parla, il nostro bottega di vicinato, piuttosto che il produttore della marmellata, piuttosto che la farmacia che collabora con noi per la consegna dei farmaci, dice ai suoi clienti: guarda che c'è l'Infa, rivolgiti a l'Infa, chiama i ragazzi di l'Infa, chiama i postini di l'Infa che fanno le consegne e vedrai che ti risolvono un problema, vedrai che rispondono a quello di ciò di cui tu hai bisogno. Questa è stata la scommessa sulla quale abbiamo lavorato in questi anni di progetto, che è risultata vincente per arrivare al risultato in cui siamo oggi. Ovviamente il nostro futuro quale sarà? Sicuramente continuare in questa attività e continuare nella progettazione di nuovi servizi e di nuovi prodotti sul nostro territorio, ma anche pensare a qualcosa di nuovo per la nostra comunità in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, piuttosto che con tutte le realtà che hanno voglia di fare qualcosa per la valorizzazione del nostro territorio. Ciò che ci ha reso più felici e che ci fa dire che si può fare è che oggi quando qualcuno ha un problema, ma qualcuno di vario genere veramente, dal piccolo produttore all'amministrazione comunale, ha un problema da risolvere, viene da lì e dice io devo fare questa cosa, sediamoci e cerchiamo di capire insieme come si può fare questa cosa, perché hanno visto che siamo andati oltre le difficoltà che ancora oggi ci sono, ovviamente, e abbiamo cercato di trovare soluzioni nuove per il territorio. Grazie Giulia per averci raccontato anche questa esperienza che plana su dei territori completamente diversi da quelli che ci hanno raccontato sia Erika che Michele. Ovviamente la cosa che colpisce di queste esperienze è la loro già che sono tutti pezzi unici, cioè figli di una genesi, cioè sono piattaforme che prendono le sembianze dei luoghi, delle esperienze, dei soggetti, delle comunità che le generano, e quindi sono potenzialmente replicabili, perché i meccanismi di funzionamento per certi versi, no? I contratti, cioè sono in qualche modo identificabili dei punti comuni, però si parte appunto da una logica di strutturale incapacità a essere standardizzate. Questo è un elemento secondo me importante di partenza. L'altra cosa che colpisce e che tu hai ribadito e che è presente in maniera diversa, ma che l'hanno toccata sia Erika quando faceva ad esempio, no, anche solo delle cooperative sociali che mettono a disposizione risorse, no, dei ragazzi, e di Michele che quando parla dell'immaginazione di una città che si mette a disposizione di un progetto, giusto Michi? Ecco, questo è importante perché ci fa capire come il break-even di questi progetti non può contare soltanto, certo, deve passare da delle economie di scala, eccetera, ma comunque si misura sempre con la comunità a cui si rivolge. Cioè la comunità a cui si rivolge deve essere un soggetto attivo, poi diciamola in mille modi diversi, che può essere più, meno, eccetera, ma non passivo, non mero utente, perché queste sono esperienze che si sostengono nel costruire interdipendenze. Il caso di Giulia è emblematico perché, essendo un territorio, no, fatto di una miriade di punti, di touch point distribuiti, si capisce come il vero costo, no, di accesso al di fuori di una comunità, di una relazione, sia impraticabile a livello economico. L'altra cosa che colpisce tantissimo è che comunque alla fine della fiera sì, si parla di consegne, ma alla fine stiamo parlando di un'innovazione di prodotto, perché non si fa solo la consegna, si fa anche altro.
si salva il lavoro, si promuove la comunità, c'è una relazione, c'è anche altro, c'è anche un po' di innovazione di prodotto, non è solo processo, eccetera. Un sacco di stimoli. Guido, a te la parola. Grazie Paolo, grazie, perché anche questa occasione conferma una cosa di cui abbiamo avuto modo di parlare in passato, cioè quando, ogni volta che abbiamo fatto questo incontro tra realtà che si occupano di questi temi è sempre stato stimolante, molto di più dei dibattiti puramente accademici, ma su questo sfondiamo porte aperte, vengono fuori le vere esigenze, le riflessioni più acute, quindi grazie perché ho appreso molto anche in questi pochi minuti, anzi grazie anche a Giulia, Erika e Michele. E alcune considerazioni, veramente difficile stabilire da dove partire, provo ad andare sul pratico, parto da alcune considerazioni generali che possono sembrare ovvio, possono esserlo per moltissimi, però mi servono a inquadrare il tema. Due cose io vedo nelle cose che avete fatto, appunto Paolo parlava di figli unici, io cerco di individuare gli aspetti comuni. Gli aspetti comuni secondo me sono due e a cascata altri. E voi avete fatto due operazioni parallele. Una è quella della digitalizzazione. Tutti utilizzate strumenti digitali, il passaggio al digitale, e questo non dico molto, diciamo, vado per punti, abbiamo poco tempo. Il secondo, io ho preso appunti mentre voi parlavate, ho cercato di non stabilire cosa avrei detto prima proprio perché volevo dialogare. È quello che voi avete creato delle piattaforme. Che vuol dire delle piattaforme però? Perché una parola, io mi ricordo l'inizio del dibattito sul cooperativismo di piattaforma, sta parola piattaforma era dovunque identificare tutto e niente. Piattaforma significa una cosa precisa. Qualcuno di voi, mi pare fosse Giulio, no, forse Erika, parla di posizionamento sul mercato. La piattaforma vuol dire spostarsi nella catena del valore, spostarsi e assumere il ruolo di intermediari. E quindi non più chi eroga beni e servizi, ma chi intermedia tra l'erogazione di beni e servizi e gli utenti. Questo è fondamentale, questo spostamento all'interno del... Ed è questo che il platform cooperativismo poi intendeva dire nell'aspetto più negletto del dibattito su questi punti, perché è dove si gioca la partita. Si gioca una partita che va molto oltre non solo il passaggio che avete descritto voi dal cibo a tutti gli altri prodotti e neppure quello dai rider agli altri lavoratori, ma dove si gioca la partita del mercato dei beni e dei servizi, perché gli intermediari sono quelli che stabiliscono le regole del gioco. Quindi voi vi trovate oggi nella posizione di chi può stabilire le regole del gioco. E quindi voi stabilite a che condizioni si incontrano prenditori e prestatori di servizi, di beni, l'algoritmo che utilizzate, per quanto diciamo nessuno di noi qua è un informatico, ma insomma c'è una piattaforma che funziona in base a determinate regole del gioco che sono trasferite in algoritmi, lo stabilite voi. E qui, vi dicevo, secondo me si gioca una partita importante, arriverò a delle cose molto concrete, perché vi voglio dire anche delle cose molto concrete. Cioè, quali sono le regole del gioco che voi stabilite, quali intermediari, quali marketplace, appunto tutta la partita. Ieri pomeriggio è stato presentato il nuovo pacchetto sul digitale, ci sarebbe solo su questo da dire tantissimo, perché sono le regole del gioco alle quali giocherete tutti a partire da... non domani perché dovevano essere approvate, ma insomma dopodomani sì. E il passaggio è tra un meccanismo di marketplace, questo nome marketplace è un nome che dovremmo abbandonare perché evoca una sorta di piazza del mercato neutra rispetto allo scambio. In realtà i marketplace fanno le regole del gioco e questa è una cosa fondamentale. Le regole del gioco sono quelle dell'estrazione, del profitto, o sono altre? Questo io lo dico declinandolo in una forma nuova rispetto a quella a cui siamo abituati, perché siamo da sempre abituati a dire se vendo un prodotto 2 euro in più perché pago il lavoratore incontro dei problemi. Qui il problema è un altro. Qui il problema da intermediari, da piattaforme, il solito problema assume un'altra forma. Cosa fanno normalmente le piattaforme digitali? Stabiliscono su come giocare con i loro attori, quanto sono forti i propri clienti, quanto sono forti i prestatori di servizio, e in funzione di questo dosano bastoni e carote da tutte e due le parti.
Banalmente, usciamo dalla metafora, Airbnb o Booking decidono se devono tenersi buoni più gli alberghi o i turisti e in funzione di questo dosano il sistema dei prezzi, dosano tutte quelle altre cose. Qui il tema è diverso. Qui, come diceva Erika, il tema è mettere al centro l'uomo, è una co-creazione, una generazione di valore. Quindi nel gioco dialettico tra le diverse parti, che l'intermediario della piattaforma fa, cioè colui che è piattaforma fa, stabilisce le regole del gioco sue e le regole del gioco degli attori del mercato, si parla di... Le piattaforme giocano su un mercato trilaterale, cioè non vendi più beni e servizi a un unico tipo di cliente, hai almeno due tipi di clienti e il meccanismo standard è quello di provare a blandire il più sfuggente dei due a spese dell'altro. Questo è il gioco competitivo che usano le piattaforme del capitale. È proprio una regola, cioè, tecnicamente vi direi è un problema di flessibilità della domanda. La domanda più flessibile me la tengo buona, la domanda più rigida la posso anche un po' bistrattare. E quindi qui invece la sfida quale diventa? Quella di tenere insieme l'innovazione tecnologica, l'impatto sociale e sostenibilità economica. Tre considerazioni più puntuali. Veramente vorrei dire altre cose, ma diciamo non chiudo. La prima è quella, mi pare lo diceva Michele, economia di scala, certo qua nessuno può aprirsi il sito web da solo perché formalmente raggiunge tutti, ma in un'economia dell'attenzione non raggiungi nessuno perché non ci arriva nessuno sul tuo sito dove vendi i tuoi prodotti. Quindi devi raggiungere un'economia di scala come faccio io a combattere con Amazon, è un tema centrale. E se io vado su una piattaforma e trovo solo un tipo di prodotto ma non trovo gli altri, chiudo e non ci torno mai più. Quindi che cosa può fare? Come so se si può fare su questo? Intanto giocare sull'esternalità di rete. Qualcuno appunto era forse sempre Michele e parla di esternalità di rete. Le esternalità di rete non sono tutte uguali nell'economia di piattaforma, variano. Quindi se io ho un progetto che ha una forte centratura locale, penso a quello di Giulia, ma penso anche agli altri perché si muovono, in genere chi cerca un hamburger a Verona è un veronese, o qualcuno che vive a Verona e lo ottiene da qualcuno che ha il ristorante a Verona, e quindi tendenzialmente quando l'esternalità di rete sia sul versante della domanda, sia sul versante dell'offerta, sono locali, questo può aiutare rispetto a un meccanismo nel quale io posso ordinare qualsiasi cosa da qualsiasi parte del mondo, perché lì veramente scommetti su esternalità di rete molto più potenti. Altro problema, quindi diciamo è un problema che esiste, non lo eliminiamo oggi, la dimensione locale aiuta anche a aggregarsi e cercare di ottenere una piattaforma che offra in modo composito una pluralità di beni e servizi tali per cui se fai arrivare l'utente lì tutto sommato non trova una cosa sola ma ne trova di più. L'altro tema, ora non ricordo chi parlava dei 6 mesi o dei 2 anni, questo è un problema enorme, perché il modello dell'economia di piattaforma è un modello che si chiama prima cresci e poi cominci a guadagnare, growth then revenue, growth first, revenue later. Cioè investo, investo, investo in perdita, scommetto sulla conquista dell'intero mercato, quando l'intero mercato è mio, a quel punto metto a profitto. Amazon è il caso di scuola, ma non solo Amazon. Qui abbiamo un problema di reggere botta per un po' di tempo per riuscire, non è solo un problema di marketing, è un problema di struttura del mercato dell'economia di piattaforma. Il terzo aspetto che rientra nelle cose che vi volevo dire prima, scusate sto andando veramente per schemi, però è il sistema dei prezzi. Il sistema dei prezzi lo evocate più o meno tutti e quindi ritengo di dire una parola su questo. Il sistema dei prezzi rispetto a un modello anche in cui la cooperativa per esempio si proponeva sul mercato offrendo beni e servizi col solito problema di dire li vendo 2 euro in più. Come faccio? Devo trovare il consumatore attento a queste cose. L'economia di piattaforma, intesa nel suo senso tecnico, cioè quindi di intermediario, offre un vantaggio competitivo maggiore, perché il sistema dei prezzi è un sistema di prezzo unico. Quando fa il prezzo, un imprenditore piattaforma, a differenza di un imprenditore venditore di beni e servizi, fa 2 prezzi,
che sono un unico prezzo, fa il prezzo a un versante e all'altro, alla domanda e all'offerta. Il caso che faceva, per esempio, il caso di Michele o di Erika, ma la stessa cosa vale per Giulia. Cioè io stabilisco quanto fare pagare al ristorante, stabilisco quanto fare pagare al cliente, nel caso dei rider è tipico, circa 3 euro più o meno per il cliente, circa dal 15 al 30% per il ristoratore. Su che basi viene fatto questo prezzo in un'economia di piattaforma? Viene fatto sulla base delle cose che dicevo prima. Flessibilità di domande e offerta, capisco chi devo tenere per il collo e chi devo invece blandire. I prezzi possono arrivare a essere negativi, scusate se entro nel tecnico, ma possono addirittura arrivare a essere negativi. Adesso vi faccio l'esempio proprio banale, il tipico caso di piattaforma con mercati bilaterali sono le carte di credito. Quando vi danno la carta di credito gratis, addirittura vi danno un sistema a punti per cui alla fine guadagnate qualche cosa, voi pagate un prezzo negativo che viene interamente caricato sui commercianti. Quindi esiste un gioco competitivo in cui la piattaforma, a differenza del tipico modello nel quale deve erogare beni o servizi proponendo un prezzo più basso, può giocare su quanto trattiene, quindi la piattaforma può decidere di sostenersi e basta. E allo stesso tempo, anziché gravare il sistema dei prezzi in base a chi è più fragile, a chi è più forte, può giocare su aspetti diversi e per esempio può essere appetibile nei confronti di chi nell'economia di piattaforma classica è fragile e quindi ottiene le condizioni peggiori. C'è sempre nell'economia di piattaforma e quindi nei mercati bilaterali un soggetto fragile e un soggetto forte. E giocare sul soggetto fragile nel modello di mercato per proporgli delle iniziative diverse e magari avere sull'altro versante un soggetto più sensibile a determinate ragioni potrebbe essere un tema. Faccio l'ultima considerazione, Paolo, posso? O la riservo a dopo, perché il tema secondo me è quello delle regole. Io sono un giurista, innanzitutto, quindi... Tienila per la chiusura, chiudere col tema delle regole. Va bene. Grazie Guido, grazie per gli spunti, per le note tecniche che sono preziose. Perché ovviamente che più si sperimenta e più in qualche modo, anche perché poi queste sono regole che sono, cioè diciamo che è una pratica che sta costruendo anche una nuova teoria, no? Perché da questo punto di vista bisogna anche mettersi in questa logica qui, nel senso che anche tu che ti occupi molto di leggi, di diritto, eccetera, sai che siamo in ambiti inesplorati, no? Dove in qualche modo l'avanguardia sono i comportamenti e poi su questi, distopici o meno, poi si vanno a costruire le regole del gioco. E quindi chi prima arriva, prima si porta a casa in qualche modo il valore aggiunto e lo scarica su quelli che arrivano dopo, che pagano il prezzo non soltanto di essere arrivati dopo, ma anche di una normativa che in qualche modo non gli fornisce gli incentivi. E al netto di questo, io adesso farei fare un giro veloce a tutti, a Michi chiederei anche un'informazione in più che è arrivata sulla domanda, qual è stato l'investimento iniziale, perché ovviamente i costi di attivazione in questi processi sono fondamentali per capire appunto se come si può fare. Un giro a tutti, ripartiamo da Erika. Rispetto a quello che ha detto Guido e a quello che abbiamo ascoltato, una battuta, un minuto e mezzo a testa veloce e poi facciamo chiudere a Guido. Sì, grazie Erika. Paolo. Una precisazione, perché mi sono scordata di dire che anche Banca Etica di Verona ha finanziato l'avvio capitalizzando appunto The Foodie, quindi è importante anche ricordare anche loro, perché me ne sono scordata e mi scuso. Ma al di là di quello, volevo un attimo specificare la questione del marketing, però più legata al mercato, cioè il fatto di avere un mercato più ampio che va oltre la cooperazione, Paolo, serve alla cooperativa per avere una sostenibilità economica che vada più avanti nel tempo, perché purtroppo con il settore della cooperativa nella città di Verona non possiamo pretendere che la cooperativa possa sostenersi a lungo andare, insomma. Questo era un po' il tema del marketing. L'altro tema è la questione delle finanze. Siamo tutti consapevoli che una piattaforma diciamo costruita da noi costa X, una piattaforma costruita dagli americani costa
100.000 volte di più. Banalmente, il proporre un prodotto in un modo rispetto a un altro è chiaramente diverso, perché è un investimento economico di immagine e di digitalizzazione completamente diverso, no? Quindi in realtà io credo che sia anche uno stimolo, e mi ricollego un po' a quello che è stato detto nella tua introduzione, perché per cercare di favorire l'acquisto consapevole, no? Nel senso che chi non è all'interno del settore dei riders, voglio dire, fino a prima di occuparmi di questa cosa, non avevo in mente cosa ci fosse dietro a una piattaforma di riders delle grandi distribuzioni, delle grandi dell'America piuttosto che. E quindi, sinceramente, io non ho mai fatto acquisti, però adesso ci penserai due volte, perché ho conosciuto cosa c'è dietro a un modello rispetto all'altro. Quindi il fare pensiero, il divulgare quello, ma no, senza parlare male degli altri, chiaramente, però far capire che un acquisto è diverso da un altro, insomma, così come in tutte le cose, ecco, un acquisto sostenibile. Grazie Erika. Michele? Eccomi. Allora, per la domanda sull'investimento, qua questa domanda mi offre l'opportunità di dire un po' qual è il ruolo della municipalità in progetti come questo. Dico municipalità perché è vicino a municipalista, e c'è una nuova centralità delle politiche pubbliche. Ora, con Segnaletiche abbiamo scelto di non mirare a un servizio municipale, e quindi da qui la visione di fare continuamente dei passi indietro a favore di una sostenibilità cooperativa. E però, oltre alla visione politica, quello che è stato messo in campo è un'economia del tempo di progettazione, quindi il mio tempo e il tempo di Chiara, che è sponsor, che lavora con me nella design dei servizi, e quindi è l'investimento che ha fatto la fondazione, è questo, sulla comunicazione. E quindi tutto il lavoro insomma, di marketing è quello che ha messo in campo la municipalità, e il sito web che è stato creato dall'agenda digitale del Comune di Bologna. Quindi questi sono gli investimenti da parte del Comune e della Fondazione. Da parte delle cooperative invece erano già operative, quindi non c'è stato nessun costo iniziale, e gli altri che hanno investito sono Lega Coop, dal punto di vista proprio del supporto alla progettazione, e il ruolo nel prossimo anno sarà quello di supportare Consegnetiche nella riscrittura della governance. L'idea è di arrivare verso una cooperativa di comunità che abbia comunità urbana, perché questo è il contesto su cui noi dobbiamo operare, anche andando a ricercare delle ricerche di capitali che abbiano una ricaduta nella governance cooperativa. Quindi la grande visione del si può fare, io la metto verso queste due direzioni. Grazie a Paolo e a Guido per i tanti input. Io devo dire che è difficilissimo, io mi sono occupato di altro negli ultimi anni, è difficilissimo sfidare Amazon, Glovo, Deliveroo, perché questo è, cioè non è che non possiamo non dircelo, e le armi sono completamente davvero spuntate, però la cosa che mi ha sorpreso non è tanto la predisposizione, comunque la estrema conoscenza dei fattorini rispetto alle regole del mercato, ma da parte dei commercianti, dei ristoratori, che odiano le grandi piattaforme. Io non pensavo, non lo conoscevo, è una enorme coscienza di classe contro le grandi piattaforme, e mancano però gli strumenti culturali ed economici per cambiare, e qui da qualche parte le risposte devono avvenire. La risposta che ha dato Bologna, continuando con la propria vocazione di città laboratorio, è quella di provare a innescare una piattaforma che ovviamente deve essere scalabile,
ma non dalla fondazione, non dagli stessi attori da cui è nata, da altri, cioè deve essere da qualcun altro che si aggiunge, che aggiunge il plugin. E quindi credo che il 2021 sarà l'anno centrale per far sì che se Consegne Etiche rimane un progetto in cui le biblioteche, qualche mercato rionale continuano a fare le proprie consegne, credo che sarà una sconfitta. E continuerà a vivere, però credo che si possa aspirare a qualcosa di più. Grazie. Ottimo, Michi, grazie. Giulia. Due battute velocissime. Una sul prima cresci e poi comincia a guadagnare. Verissimo, non sono in termini numerici, ma anche in termini reputazionali. Noi Bravo. Abbiamo iniziato ad essere credibili nel momento in cui nel periodo Covid Esselunga non consegnava e noi sì, detto proprio terra terra. E quindi la crescita davvero non è solo numerica, ma tanto di fiducia e di reputazione che ti fai sul territorio in cui stai lavorando. L'altro aspetto sul sistema dei prezzi è una questione di costruzione e di co-costruzione con chi sta lavorando con te, nel senso che è verissimo, anche l'Infa è un intermediario, ma non è solo quello, nel senso che è qualcuno che oggi, o lo è stato, sta costruendo con i vari attori un modo di vedere le piattaforme in maniera diversa, ma soprattutto lo sta costruendo attorno ad un obiettivo che è quello di ridare visibilità e valore ad un territorio. Quindi il come poi questo viene fatto e la scelta di farlo attraverso una piattaforma, attraverso la messa in connessione di prodotti e di servizi, ma l'obiettivo è quello lì. Per cui nel momento in cui anche un imprenditore ci sceglie come piattaforma di welfare aziendale perché è profondando al proprio territorio e quindi non ragiona più in una logica di esclusivo prezzo e di semplificazione dei suoi problemi, ma perché sposa un valore che è diverso rispetto ad altri ed è quello che ti rende vincente rispetto a una piattaforma completamente diversa da noi. Grazie Giulia. Guido, a te la chiusura. Posso fare una chiusura assolutamente disorganica perché ci tengo a amo le chiusure disorganiche. Ti ho chiamato per questo, per allora, una chiusura disorganica. In ordine di delle cose che mi sono appuntato, a partire da quest'ultima cosa di Giulia che è molto importante, un intermediario non è mai solo un intermediario, sia che punti al profitto e fa le regole del gioco, sia che punta alla costruzione di relazioni sociali e di una trasformazione della realtà che si trova ad affrontare. È il falso mito quello del semplice intermediario che è assolutamente funzionale a ottenere una regolazione più leggera, peraltro. Io offro la piazza del mercato, vuoi dare regole a me che sono una piazza? E altro tema fondamentale è la fiducia. C'è una differenza enorme tra la fiducia che può generare Amazon e la fiducia che possono generare queste piattaforme. Nel senso che Amazon genera fiducia, ma è una fiducia che rimane dentro la fiducia delle stellette, delle recensioni, dei pallini. È una fiducia tutta interna a quel mercato digitale, ma che non trascima mai nel reale. Mentre il tipo di fiducia che queste piattaforme intendono veicolare è una fiducia che invece si riversa sul territorio, si alimenta della fiducia che c'è sul territorio e ce la riporta. Quindi in questo è fondamentale. Il tema dei rider, non sono mai solo un lato della piattaforma. La piattaforma ha sempre, in quanto intermediario, due tipi di clienti e esercita i suoi rapporti di forza. C'è una disciplina specifica in Europa, il regolamento 1150 del 2019, che si occupa delle piccole e medie imprese che vendono sulle piattaforme digitali perché sono i nuovi soggetti deboli. E questo è un problema per noi di sistema, perché noi siamo un paese innervato di piccole e medie imprese che hanno come gatekeeper, come coloro che aprono i cancelli sul mercato, oggi piattaforme americane. Quindi c'è un tema enorme su questo versante e il tema è enorme e quindi
Non c'è, c'è un vincitore e un debole tra le parti del mercato. Tratto bene i turisti anziché gli alberghi, ma quando la piattaforma raggiunge il tipping point, cioè conquista il mercato, fa la faccia cattiva con tutti e due. Diciamo, abbiamo tutti esperienza del fatto che le piattaforme oggi impongono delle regole del gioco molto meno convenienti anche per i tanto adulati consumatori da quando hanno conquistato fette di mercato importanti. Quindi questo è un tema fondamentale. L'ultimo, e chiudo su questo, quello delle regole del gioco. Le regole del gioco, all'inizio quando parlavamo di cooperativismo di piattaforma, con Paolo, con Michele, con tanti altri amici, il tema era anche quello delle regole del terzo settore. Le regole del terzo settore credo che siano arrivate oggi a un livello di maturazione tutto sommato soddisfacente. La sentenza 131 del 2020 della Corte Costituzionale ha dato proprio uno statuto costituzionale al terzo settore, insomma sono avvenute cose importanti. Il problema è che non c'è solo quella, c'è che se mi affaccio sul mercato dei rider affronto il tema del lavoro, e quindi qui il tema, e anche qui il tema non è i rider, il tema è quello di tutto il lavoro atipico e non standard, il tema della precarizzazione. Il rider è un epifenomeno, è un emblema di un modello di lavoro a chiamata, e se non si interviene sul lavoro a chiamata, se non si interviene regolando queste cose in delle forme compiute, allora si gioca sempre una partita con le regole truccate. La stessa cosa vale sui mercati. Io posso vendere beni e servizi. Ieri sono usciti questi pacchetti del Digital Services Act, del Digital Markets Act. Saranno discussi, saranno approvati. Non promettono sfaceli, promettono di agire più sul versante della competition piuttosto che sul versante della tutela dei consumatori. Quindi è lì che la partita va giocata. Si è in qualche modo spostata negli ultimi mesi, negli anni più recenti, da una questione legata al terzo settore a una questione legata alle regole del mercato. E lo diceva qualcuno prima, qui il problema è che appunto questo è un mercato particolare, forse mi pare che era Paolo nelle sue osservazioni prima a dire, questo è un mercato particolare, sapete quando si incontra l'innovazione c'è sempre questo problema di dire regolo subito ma prendo lucciole per lanterne, regolo dopo però è regolo realtà consolidate, vale a smontare dopo un certo punto. Qui si è giocata una partita dove è passato il messaggio del marketplace neutrale per troppo a lungo, e qui c'è bisogno di regole a livello europeo in cui noi ci giochiamo la tenuta di un tessuto produttivo che è fatto innanzitutto dal terzo settore, ma in generale da piccole e medie imprese che si affacciano su un mercato per loro sempre, sempre più difficile. Ci sarebbe molto, molto da dire, ci sono account cancellati da un giorno all'altro, prodotti delistati, concorrenza sleale da parte, perché noi parliamo di intermediari, ma questi intermediari spesso vendono nello stesso mercato in cui operano, quindi chi vende prodotti si trova il suo prodotto a pagina 25 di un ranking, perché guarda caso a pagina 1 ci sono quelli o che hanno pagato una commissione o quelli stessi di chi vende. Insomma, il tema è importante, ma il tema delle regole è centrale, su quello ci vorrebbe un'azione proprio congiunta importante. Grazie. Grazie Guido, grazie a tutti, siete stati anche abbastanza coraggiosi nel stare e fedeli nel partecipare. Abbiamo avuto, oltre ai tanti iscritti, poi mediamente sono entrati e usciti, abbiamo avuto almeno, diceva Giorgia, circa 100, più di 100 persone, 120, anche un picco di 130 persone, comunque una media di più di 100 persone che hanno seguito questa conversazione. Ne faremo altre. Ci piace farle in questo modo, pensiamo possano essere utili. Tre cose proprio per chiudere, ringraziando ancora per l'ennesima volta Michele, Giulia, Erika e Guido. Grazie veramente di cuore. La prima cosa che abbiamo detto, che queste si può fare, però sono piattaforme queste che rinunciano alla neutralità. Cioè sono piattaforme che hanno una certa idea di sviluppo. Cioè non fanno finta, non fanno dell'efficienza il fine, deve diventare un mezzo, ma in qualche modo sono piattaforme non neutrali. La seconda cosa, riappropriarsi dell'intermediazione. L'abbiamo abbandonata pensando che poi i sistemi potessero autoregolarsi, che si abbassassero in qualche modo i costi di transazione, riducendo anche in termini di politiche. Riappropriarsi dell'intermediazione significa fare una nuova generazione di politiche. L'altra cosa, internalizzare l'esternalità, una parolaccia quasi da economista, però queste piattaforme vivono dell'esternalità che generano,
la comunità, le relazioni, la fiducia, la pubblica amministrazione, i cittadini, sono tutti intangibles che entrano dentro a costruire il business model di queste piattaforme. Ultimo, che il tema delle consegne etiche comunitarie, prima era una protesi dei mercati, oggi questa roba qua genera nuovi mercati. Per cui dobbiamo essere tutti interessati a sostenere queste cose, la cooperazione, la pubblica amministrazione, i territori, perché da queste tipologie di piattaforme nasceranno nuove forme di economia. Vi saluto e alla prossima. Grazie a tutti di cuore. A presto. Auguri. Auguri, giusto. Ciao. 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 Ciao.